Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo sarà un video di creazioni in resina. Dato che ho avuto un ordine riguardante appunto alcune creazioni in resina, ho colato anche qualcosina di testa mia. Ora vediamo un po' quello che ne uscirà fuori. Sono un bel po', ora ve le faccio vedere. Allora, ci sono queste qua quadrate che le ho prese alla Lidl. Non le ho mai usate, questa è la prima volta, ora vediamo come escono. E qualcuna di queste. Diciamo che non sono tantissime, non sono neanche poche, però prendiamo quel che c'è in convento. Allora, iniziamo con questo che sinceramente non ho mai utilizzato e me l'ha mandato Creative Marta, se non sbaglio. È troppo carina stella, ho deciso di farlo così trasparente, ecco. Ed è opaco, non me ne ero accorta. Comunque, lo renderò lucido magari con il lucido per il fimo. Vediamo se mi si lucida. Avevo intenzione di utilizzare questa stellina con una donnina o con una sirena. Vediamo un po'. Vabbè, la lascio qua. Poi andiamo alle creazioni con le immagini, sempre fatte da me. Allora, direi di iniziare con questi qua, che praticamente sono due cavalli, mi hanno ordinato di nuovo dei cavalli e quindi iniziamo con questi. Allora, vediamo questo, come è uscito. Questo qua mi piace tantissimo. Allora, ho utilizzato queste perline troppo troppo carine che fanno questo gioco di luci tipo perlato. E lo sfondo praticamente è semplicemente smalto grigio con alcuni brillantini. Mi piace, devo dire che questo è risultato molto carino. Poi questo che è un altro cavallo. Viene bene a fare i cavalli in questa forma perché proprio hanno la forma del muso. Quest'altro pure mi piace abbastanza. Ha lo stesso gioco di luci con le perline qua. E lo sfondo è rossiccio, diciamo. Mi piace, ci sta anche bene perché il cavallo è rossiccio, tipo marrone rossiccio, quindi mi piace. Queste due sono andate bene. Anche se ho alcuni dubbi per alcune creazioni. Allora, continuiamo con questi. Allora, qui c'è il lupo che praticamente, se si vede, questo è stato un altro ordine, sempre riguardante i cavalli. Mi ha ordinato anche questo lupo. Ho deciso di fare lo sfondo, diciamo, scuro, dato che il lupo è tenebroso. Non lo so, mi ispirava qualcosa di scuro. E questo qui non è male, però non capisco il perché c'è questo pallino qui. Ma sicuramente sarà stato lo stampo e magari aveva questo brillantino. Infatti rimangono sempre i brillantini attaccati allo stampo e sono una cosa terribile perché ho cercato mille volte di toglierli, ma sono antipaticissimi, quindi purtroppo ogni tanto rimane. Però volendo non si nota tanto e va bene. Poi andiamo a quest'altro sempre. Ok. Allora, questo l'ho fatto di testa mia. Mi piace tantissimo, è un'angioletta. Mi piace tanto come è venuta perché è tutta di diciamo, una varietà di colori dello stesso tipo, cioè diciamo varie sfumature di blu, azzurro, mi piace tanto. E appunto lo sfondo è blu, sì, proprio blu, con tutte le paillette nello sfondo. E poi qua ci sono le stesse perline che ho messo nei cavalli, sfaccettate, mi piace tantissimo. Poi ultimo tondo, ok, ed è questa Ariel, diciamo, reinterpretata da me. Mi piace tantissimo. Qui sotto
Praticamente ci sono c'è la sabbia vera, praticamente. Ho deciso di mettere questa sabbia perché mi dava la sensazione di roccia, quindi che lei fosse appoggiata su questa roccia. Mi piace davvero tanto, devo dire. Il risultato mi piace. Poi lo sfondo è su un verde, verde acqua e ci sta veramente bene, mi piace. Mi piace alla fine. Diciamo che questi lavori mi piacciono un po' tutti, davvero. Forse se devo dire uno dei più belli fino ad ora è questo qua. Non lo so perché saranno i colori che mi piacciono davvero tanto. Allora, con lo stampo tondo abbiamo finito. Ora vediamo questi due, di cui uno fa parte della commissione, l'altro è fatto di testa mia. Ora non mi ricordo dove sono messi. Ok, questo l'ho fatto di testa mia. Allora, ho deciso finalmente di fare qualcosa magari più kawaii, più meno serioso, ecco, uscire fuori dal mio tema che sono abbastanza, appunto, le mie creazioni sono un po' troppo seriose e questa volta ho deciso di creare qualcosa di dolce, di kawaii. Infatti è questo gufo tutto colorato con i colori magari tipo arcobaleno, con i colori abbastanza pastellosi, con questi occhioni troppo dolci. E ho messo nello sfondo queste paillette di colore rosa, sia stellina che queste qua tipo fiocco di neve o non lo so. E lo sfondo di questo viola che mi piace tantissimo perché è un viola scuro, mi piace davvero tanto. E niente, è fatto così, mi piace, devo dire che mi piace. Poi, questa è la commissione. Allora, mi è stata chiesta appunto questa commissione. Dovevo realizzare qualcosa tipo di questo genere, come appunto una donnina che è una ragazza, una donnina, ormai le chiamo tutte donnine. Che comunque è in compagnia del suo cavallo, col muso del suo cavallo, e mi piace, devo dire, certo, era uno spazio abbastanza ridotto per creare appunto tutti questi dettagli, però alla fine non è male il risultato, devo dire, mi piace abbastanza. Qui sotto, allora, praticamente lo sfondo è sempre di questo lilla, di questo viola. Però il sotto, questo sotto qui, è stato fatto con le paillette tipo quelle, tipo la porporina, ecco, come intendiamoci, argentata, e lo sfondo con queste stelline. Non è male, mi piace, devo dire. Dà un senso tipo di fatato, quindi va benissimo. Ora ci sono le ultime due, che sono queste qua. Entrambe sono state fatte per così a mio inventivo. Ora vediamo quale uscire per prima. Voglio uscire questa perché questa qua praticamente l'ho fatta per fare un esperimento, perché anche lo stampo è diverso di quelli che uso io di solito. Quindi ho voluto fare un esperimento, vediamo poi come è uscito. È quello che mi preoccupa di più, sinceramente. Vediamo questa, che è un po' come le altre. Questa donnina, diciamo, caraibica, volendo descriverla, sì, con un fiorellino in mano e in testa, poi questa gonna svolazzante. Qui sotto ho messo delle perline verdi, ma purtroppo poi ho messo questo verdolino, diciamo, che nasconde un po' le perline, infatti non si vedono tantissime, però hanno creato una specie di sfumatura. Perché qua è un po' più scuro, qua un po' più chiaro volendo. Mentre sotto ci sono dei brillantini tipo agli stellini colore arancione. Volendo anche questa mi piace abbastanza. Ok, andiamo a quello che mi preoccupa di più. Vediamo. Devo dire che mi piace, mi piace, mi piace. Allora, praticamente, che cosa ho fatto? Siccome appunto c'è questo solco qui, non sapevo come fare perché sinceramente non ho mai utilizzato appunto stampi di questo genere, quindi avevo paura che magari il solco, cioè che
l'immagine andasse fuori dal solco. Comunque alla fine ci sono riuscita a centrarlo e ho creato questa sfumatura di brillantini dal verde al rosa perché ho ripreso i colori della Rosellina e qui ho scritto Love. Devo dire che non mi dispiace affatto, mi piace davvero tanto questo. Era quello che mi preoccupava di meno, ho paura che non mi piacesse il risultato, però alla fine è uscito fuori. Mi piacciono tutti questa volta, però se devo dare come sempre un mio giudizio di quello che è appunto il mio preferito, diciamo, rimane questo. Perché, anzi. Vabbè, questo pure mi piace abbastanza, però non lo so, mi piace di più questo. Questo e questo, ecco, diciamo la tutta. Allora, questi due mi piacciono tantissimo, uno perché questa è stata una sorpresa, forse sarà anche questo. È stata davvero una sorpresa perché non credevo venisse così carino. E appunto, è questo qua perché, non lo so, sono i colori, anche il viso della donnina mi è venuto abbastanza bene e ha uno sguardo davvero dolcissimo, quindi niente, questi sono i miei preferiti. Ditemi anche voi qual è il vostro preferito, fatemi sapere quale vi è piaciuto di più, anche perché mi piace sapere i vostri gusti. E niente, se vi è piaciuto il video un like, se volete appunto commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!